Luca, attività di judo, di arti marziali alla Polizia di Stato in questi 3 giorni di festa dello sport a Calata Falcone Borsellino, con l'opportunità di incontrare tantissimi bambini. Sì, allora, arti marziali, ma soprattutto, prima di tutto, Polizia di Stato. Le arti marziali sono un veicolo, un vettore importante per aiutare i ragazzi a ragionare su come usare la testa e usare il proprio corpo. Noi ci mettiamo il valore aggiunto, siamo la Polizia di Stato, quindi anche il bullismo e come adoperare il corpo nel modo giusto e fare il paragone tra chi adopera solo il corpo, la propria fisicità, e chi invece usa la testa, insomma usare la testa. È bello vedere questi ragazzi, insomma, far conoscere da subito l'importanza dello sport, ed è bello che sia proprio la Polizia a farlo. Beh, i valori dello sport sono i valori della vita, e gli arti marziali sono una disciplina. Queste due cose sono, nel mio caso, la Polizia di Stato, cioè la disciplina, il vivere insieme, il crescere insieme, il convivere insieme, lavorare insieme senza farsi del male, ma aiutarsi a crescere. Io ti voglio dire subito una cosa che mi ha impressionato. Noi cerchiamo sempre le formule migliori, no? Più accattivanti, a volte anche un po' pubblicitarie, ma sempre naturalmente a fin di bene. Ma i ragazzi ci stupiscono con effetti speciali, la loro semplicità. E noi parliamo sempre di bullismo, facciamo questo approccio che deve essere anche un approccio di servizio anche per le famiglie. E un bambino a un certo punto mi ha detto: ah, ma il poliziotto è quell'amico che non sai di avere. Eh beh sì, effettivamente noi siamo così, noi siamo quegli amici che non sai di avere, ma che ci sono, che ti aiutano disinteressatamente, che ti aiutano senza chiederti se sei alto, basso, grasso, magro, verde, giallo, ti aiutano e basta, ti tirano fuori dai guai, con lo stesso amore, con lo stesso impegno di un genitore piuttosto che di un insegnante. Noi siamo quelli, e me l'ha insegnato un bambino, cioè me lo ha ricordato un bambino. E quindi questi 3 giorni per me sono anche 3 giorni importanti, perché io cresco con loro.